Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Sherwood Radio, diamo il benvenuto nuovamente a Mezzo Sangue, a quattro anni di distanza dall'ultima ospitata qui a Sherwood Festival eh, con l'album uh, Tree Roots Crown. In questi quattro anni sono successe tante cose. Come hai vissuto questo periodo intermezzo tra i due album? Allora, intanto ciao Max, ciao a tutta Sherwood. Eh, allora guarda, ne sono successe di cose in questi quattro anni. Sicuramente lo sappiamo un po' tutti. Quindi, eh, è stato come, come per tutti, anche per me, un periodo di cambiamento, di analisi. Di, forse più, del, più dei periodi precedenti di introspezione, ancora di più, ancora più sull'emotività, sull'emozione in particolare. E, mh, quello che mi ha fatto molto effetto. Venendo da Tri Roots and Crown, in cui c'era molto del mondo, eh, vedere tante cose così cambiate, tante, cose che, tante persone che cambiano in fretta, tante persone che eh, reagiscono diversamente a quello che è successo poi, al Covid, a tutto il periodo che c'è stato, eh, diciamo che quello mi ha portato un, più, un, un po' più a dire c'è qualcos'altro da fare forse prima che guardare fuori. C'è cioè un po' più da guardare dentro quindi questo disco va un po' più in quella direzione assolutamente il che mi conduci, mi suggerisci il prossimo intervento. Appunto, il, uh, il titolo è anche un concept, no? sete che sono andato un po' a spulciare, che è anche un acronimo, no? Sì. Un acronimo mh, ci spiegaci questo acronimo in search of Intro extraterrestrial. Intelligence, eh, l'origine dell'acronimo è il SETI che è appunto un programma dell'ESA esatto. che è Searching for Extraterrestrial Intelligence, no? eh, io l'ho modificato in SETI che è Searching for Extraterrestrial Empathy, Empathy. Eh, esatto. quindi l'origine del disco era quello, all'inizio doveva essere un disco ambientato nello spazio in cui c'era tutto un discorso con gli alieni, una roba molto particolare. Poi è diventato con Dio, forse una coincidenza, forse no, e, e alla fine è diventato la sete, quindi il concetto di sete in particolare, il concetto di liquidità e ha affrontato tutto quel, tutto quel tema, quel macro tema, quel concept, come dicevi tu prima, affrontando tutti i tipi di sete. Sì, sete non necessariamente come qualcosa di senso pratico, ma proprio necessità, urgenza, ehm, esigenza, no? E da, e da qui que questa introspezione di cui parlavi, no? Sì, una, uh, Kendrick, uh, Kendrick Lamar dice I'm dying of thirst in un brano, no? Sì, sto morendo di sete, sto morendo di sete, c'è cioè, uh, una signora che gli risponde non uh, stai cercando di bere qualcosa, è, un, è una necessità, no? Esatto. E prende molto spunto da quel tipo di sete, cioè da quella necessità, da quell'urgenza, come dicevi tu, da quel bisogno uh, immediato, immediato interiore uh, di, di saziare quella sete che però poi si riflette all'esterno con uh, il suo simolo, cioè nel senso la sua contraddizione in, in un mondo di liquidità, cioè in cui tutto è liquido, si ha sete, per assurdo. Sì, e, e questo simolo è anche il riferimento alla um, liquidità di Bauman, sì. giusto questo riferimento. Sì, sì. Come ci sei arrivato questo, questa allusione, come è entrata in gioco? Allora, io vengo da studi umanistici, quindi da psicologia, sociologia, il mio percorso di studi parte da quello. Sia al liceo che all'università, quindi diciamo. Accademico? Sì. sì, al mondo accademico, cioè il mio universo accademico è quello. E, Bauman, appunto, l'ho studiato, l'ho letto, è diventato di mio interesse in particolare, quindi l'ho approfondito un po' di più e, ritrovandomi molto in quel, in quel concetto di liquidità, in quei concetti di, um, di amalgamazione. Come posso dire? Uh, di flusso. Le, sì, c'è Scania Celestini che dice il, um, il minestrone no? Dice il, il minestrone, qualsiasi ingrediente ci metti dentro alla fine sa della stessa cosa. Del minestrone la liquidità è un po' quello, un qualcosa che tu riempi di cose, riempi di concetti, di termini di, di emozioni, di, di esperienze. Ma hanno sempre lo stesso sapore, perché il sapore è interno, non è esterno noi abbiamo questa smania di riempire e, e e Bauman me la serviva con, conserva la sua integrità la sua essenza diciamo. Sì, più che altro diventa qualcosa che non è originariamente quindi diventa un, un surplus un tutt'uno sì. che, che però un per... valore aggiunto Ma più che altro che perde l'origine ah, okay. primaria quindi che ne so tu metti le patate nel minestrone sanno sì. del minestrone non sanno sì, le patate sì, sì. no? Okay, okay. Eh, quindi l'attitudine di... a far parte di una collettività, anche sì, collettività è più a andare a, a perdere quei valori principali no? sì, sì. nel minestrone. E ah. quindi tu non hai più un'identità reale, ma sai di minestrone, Sei di qualcosa che, di cui sanno tutti. Sì, sì, okay. E quello è il mondo in cui si ha sete. Assolutamente, assolutamente. A metà album c'è anche un interessante eh, dilemma che si pone, no? questa scelta, amore o paura. Come, come ti è venuta questa idea? E, e, e a metà album praticamente, no? mi pare, ottava traccia sì. Allora, quello nasce da un interludio, in realtà all'inizio era solo parlato. Era un discorso che facevo completamente parlato, dopodiché è diventato una traccia vera e propria perché aveva bisogno di essere eh, valorizzato come concetto. E il concetto nasce da Tree, tra l'altro, perché in Tree Roots and Crown la, diciamo, ho approfondito il tema dell'archetipo, quindi della parola madre da cui discendono tutte le altre. No? E alla fine andando a fondo alle parole finisci a delle grandi parole che raccolgono le altre. Amore e paura sono un po' le due principali parole che racchiudono poi le successive, quindi puoi dividere molte cose. Cioè puoi capire più che altro l'essenza di qualcosa capendo se è amore o se è paura, quindi andando a ricercare da cosa nasce ne capisci il senso, il valore. Quindi da queste due macro tematiche topic poi ci sono i sub topic. Sì. sì, sì, assolutamente. Interessante, allora, parlavamo de della dimensione introspettiva, e, um, alcuni brani proprio sottolineano sia nel, nel titolo, nel leitmotiv, per esempio il brano Fede, no? Sì. E, e anche... Sete. Uh, esatto, e poi anche il brano Auro Aurora, giusto? Dopo l'Aurora, sì. E, um, come, come nasce questo storytelling e che tipo di linguaggio hai voluto abbracciare in questi brani di introspezione diciamo? allora uh, hai detto bene è un leitmotiv nel senso che dall'inizio alla fine ho cercato di ragionare il disco in, in un modo di partendo dalla fine e contemporaneamente dall'inizio andando verso il centro quindi cercando di dividere le due parti del disco, divise appunto da Amore o Paura, eh, come mondo esterno e mondo interno, mondo esteriore e mondo interiore. Quindi. quindi a, un anima e corpo. Un po', bravo, più o meno quello. sì. e Esatto, esatto. esatto. E, e la, le due divisioni eh, sono due monoblocchi: al, prima di Amore o Paura e dopo Amore o Paura. Eh, il leitmotiv di, di Sete e Fede era proprio in realtà la rassegnazione che porta alla fede come ultimo atto di, di, di speranza tra virgolette assolutamente dal punto di vista diciamo prettamente musicale, sonoro sonico c'è anche questa questo nuovo switch questo passaggio, transizione verso strumenti reali in carne d'ossa come la batteria che vedremo anche in questo live eh, le tastiere la chitarra come è nata questa idea di, di avere un upgrade anche proprio sonico allora guarda ho conosciuto San Giuda che è il produttore di quasi tutto il disco Ehm, con lui ci siamo messi in studio abbiamo fatto per assurdo quello è stato il momento eh, più lungo più difficile quello della scelta del suono perché ci siamo messi in studio abbiamo cercato di capire che tipo di sonorità volevamo affrontare io comunque venivo da un disco che era mh, completamente sonorità 90 ad uno quasi rock e quindi adesso avevo bisogno di qualcosa in particolare, molto eh, ricercato. Sentivo, sentivo il bisogno di qualcosa di ricercato di un po' più anche sintetico, a tracce, a tratti. Ehm. E quindi ci siamo messi lì con, con San Giuda. Appunto, abbiamo studiato dall'inizio alla fine il percorso. Suonato il leitmotiv per tornare al leitmotiv di sete e di fede, che è lo stesso. E abbiamo fatto tutto. Le, le melodie principali, le armonizzazioni, le, le varie strutture, su, i suoni, la dinamica, insomma, c'è stato un lavoro dietro le produzioni importante. E, e questo senz'altro anche ti proietta di più in questa dimensione audiovisuale, anche no? sì, esatto, no. senza, senza voler fare un spoiler di quello che andremo a vedere, però. Idealmente c'è anche un elemento in 3D a livello di immagine. Visivo, sì. Eh, diciamo anche il suono ha aiutato anche in quello. Quindi abbiamo dato un immaginario abbastanza cinematografico, tra virgolette, passami il termine. Eh, se senti sia all'inizio che alla fine ci sono eh, dei timpani, insomma, ci sono dei crescendo particolari, delle strutture particolari dei beat che aiutano in questa immersione. Ma perché? In particolare all'inizio il, il, il disco era tutto, come ti dicevo, nello spazio, quindi eh, gli ascoltatori dovevano immaginarsi, cioè chiudere gli occhi e immaginarsi completamente persi nello spazio. Sì, sì, sì. Derivava da questo e da lì abbiamo costruito il suono e l'esperienza. E anche in live poi abbiamo seguito quel, quel discorso. Assolutamente. E, domanda mh, sempre pertinente alla dimensione live. Cosa significa per te ehm, performare dal vivo? Eh, che tipo di rapporto hai col pubblico e con i tuoi eh, compagni di viaggio in palco? Che, ti, che tipo di comunicazione, dimensione vivi in quel momento? Allora, in particolare col pubblico ho un rapporto molto lo definirei unico però forse, forse è, nel senso è una cosa di tutti gli artisti irripetibile in quel momento sì forse. è una cosa che mh, riesco cioè una cosa assurda è che riesco a sentire uh, a empatizzare loro e loro riescono a empatizzare me quindi c'è questo scambio molto umano oh. che alla fine è diventata una una famiglia ma nel vero senso della parola poi io all'argomento sono molto sensibile, no? eh, però il modo in cui reagiscono a determinate cose, in cui mi parlano, i messaggi che mandano e eh, appunto nei live, il modo in cui reagiscono nei live e seguono i live, eh, è molto particolare, è diventato una, un, um, un discorso di empatia, sì, sì, di empatia estrema, quindi è quasi come se io conoscessi loro e loro conoscessero me. Assolutamente. Un'ultima domanda eh, rispetto anche un po' a quello che è la cultura musicale oggigiorno, anche del pubblico magari anche più giovane. Secondo te può esserci il rischio di una sorta di scollatura tra quello che... Tu che ascolti comunque molto hip hop, anche internazionale, probabilmente... Eh, potrai anche mh, dirmi qualcosa di, di molto eh, consapevole in materia. C'è una scollatura, secondo te, o il rischio di una scollatura tra quello che eh, il linguaggio hip hop per come nasce per il suo DNA e, e quello che viene vissuto, forse di riflesso. Soprattutto qui in Italia, da magari gli adolescenti o i più giovani oggi? Beh, sì, per forza di cose. Nel senso che mh, alla, già solo il fatto che, per come l'ho vissuto io almeno, eh, l'hip hop era un momento di aggregazione, di unione, era una fede in una cultura, era un riunirsi sotto un unico sentimento, no? E quel sentimento, se pensi all'hip hop, cioè al rap, al, al modo di esprimersi che utilizza l'hip hop, ehm, è pieno di parole, per cui un senso dovrebbero avercelo quelle parole, perché altrimenti facevi hip hop o, o usavi cinque parole in un brano, no? se è così pieno di parole, uno si aspetta una narrazione, una, un dialogo, un discorso, un'emotività. Un Spiegata un po' più uh, lunga di quattro parole in croce, capito? Quindi di, eh, anche quello esteticamente è diventato molto più sonoro come discorso che culturale, che sì, meramente formale. Più è che diventato estetico, di molto estetico. Poi, ovviamente, c'è il discorso che culturalmente siamo una, una colonia, quindi anche, anche in quel senso quello che vediamo. Che imitiamo o, o almeno che anche i giovani sì. eh, imitano di più è l'aspetto estetico della cosa: no? l'aspetto estetico assolutamente. Eh, molto c'è cioè, cioè sempre stato un po' questo aspetto, ma è esploso esponenzialmente. Quindi la cosa più facile che viene da fare è imitare, sì, sì, sì. imitare è, come dici tu l'aspetto esteriore, ciò che appare più, esatto. che, più che il percorso, eh, tutto quello che c'è alla base esatto nonostante le differenze culturali perché poi eh, se, se una diciamo una cultura si esprime in un certo modo eh, non è detto che l'aspetto estetico della, di quella cultura sia bene sulla tua cultura assolutamente deve eh, essere radicato deve essere perché, esatto perché anche radicalmente il, il genere Uh, si deve appoggiare sui tuoi contenuti, sulla tua persona, sulle tue, sulla tua emotività. Che non può essere, magari può esserlo, anche, eh, ma non può essere la stessa di una cultura differente, deve, essere, deve adattarsi a quella cultura. Sì. La tua deve essere una proiezione di delle tue radici, esatto, della tua persona, tua identità, un tuo sì. modo eh, di vita. Invece, si finisce spesso a scimmiottare, o a, sì, sì. a prendere l'estetica delle cose. Sì, sì. Diventa imitazione, cosa per cui poi non c'è. Un, una cosa che dico sempre è che nell'internazionale si capisce la radice della cosa in Italia un po' stona. A volte eh, c'è il rischio mio. che viene proprio bypassata, o magari l'approccio superficiale eh, ti porta a proprio bypassare. E non curarti neanche delle origini, c'è cioè, esatto. questa arroganza qui, a volte sì, che un che... po' a me preoccupa. però sì. sono di parte e ho una certa età. Quindi, magari il problema è che viene preso come integralismo, come, sì. perché li, i problemi stanno sempre da tutti e due i lati. no? Sì. E, certo. e quindi se, se una persona lo vive come integralismo, il distacco è ancora maggiore. Quindi sì. dice: No, io non c'entro niente. In realtà certo. è una cosa umana, è culturale. Certo. è una... certo. Una cultura che, che finisce a seguire o di cui ti appassioni. Deve, sei tu che devi entrare nella cultura, non, non devi prendere la cultura esatto. E, e, e qui eh, chiudiamo il cerchio sul discorso della sete: sete di conoscenza non sarebbe male come. Di cultura, ultimo sete... messaggio per chiudere questa chiacchierata no? sì, anche sete di forma perché in realtà poi diventa forma quella e la sì, sete sì. è il contrario della, della cosa che sazia assolutamente, grazie un ultimo saluto agli ascoltatori e ascoltatrici di Sherwood grazie Max, grazie a Sherwood ci vediamo stasera Ai.